Bimbe, voglio andare al mare. Vane, dai, sveglia, elevati da questo letto. Voglio andare al mare, voglio andare a vedere la situazione com'è, perché siamo oltre il Ferragosto e quindi secondo me tanta gente è andata via. Ma ragazzi, ma chi arriva? C'è! È zia Samantha con le nostre cuginette Isabella e Aria. Domani arriveranno, vi abbiamo svelato il nostro segreto. Io ho fatto che cosa? Su Roblox, come si possono fare i gruppi, io ho fatto un gruppo con loro, anche Vanessa. Va bene, amore. Vanessina, ma sei contenta che arrivano Aria e Isabella? Vengono a stare qua con noi 10 giorni, 9 giorni, quello che saranno, ci divertiremo. Vanessa? Però blocco tutti. Vanessa, svegliati. A Vanessa piace stare sveglia la sera fino a tardissima notte, e poi la mattina dorme. Non ho capito. Non sto scherzando, voglio andare al mare. Siete pronte? Sì. Tu sei in costume, cosa hai messo? I pantaloncini e basta, non metti nient'altro sopra. Dai, andiamo al mare, andiamo a vedere com'è la situazione dopo Ferragosto e poi torniamo a casa. E mettiamo in ordine e ordiniamo tutto, perché domani arrivano Isabella e Aria, ragazzi! Siete contente? Sì. E non ho capito, andiamo a vedere poi ritorniamo. Stiamo un pochino. 5 minuti. Sì, 5 minuti. Parcheggio. Un'oretta. Un paio d'ore, dai, almeno. Due. Tu quanto? 2? Va bene, cominciamo ad andare e poi vediamo, ok? Io un bagnetto lo voglio fare. Tu no? Un bel bagnetto al mare. Ragazzi, noi siamo al mare dal 14 giugno, no, sì, dai, cioè io vi capisco, no, sono gli ultimi 9 giorni, 10 giorni con la zia e lo zio, Isabella e Aria, e poi si torna a casa, anche noi finalmente, poi torneremo a casa. Buongiorno amore, ma ti sei svegliata in questo istante? Allora, ripetiamo tutto da capo, domani arrivano la zia. Ce l'abbiamo fatta finalmente. C'è un po' di venticello, Vane? C'è un po' di vento oggi. Ma siamo troppo distanti qua. Adesso vediamo, Sei rilassata sulla tua nuova sedia, bellissima arancione. Bella, Ti piace, sei comoda? Però metti anche l'asciugamanino sotto, sulla sedia. Così è meno magari fastidiosa e più comoda. Facciamo bagnetto? Andiamo a vedere com'è l'acqua, no? Perché? Non hai voglia? Adesso? Hai fame? Vuoi il panino? Si è abbassata l'acqua, meno male, vero? È calda? Sì. Sì, è bella? Facciamo il bagnetto allora? Era altissima e adesso guardate che meraviglia, si è abbassata tanto. Che è successo, amore? Ti sei tagliato il piedino? Ti fa male il piedino, amore? Ti brucia tanto, andiamo a sciacquarlo? No! E poi ti prendo in braccio, ti porto sulla sedia? No. Hai la sabbia? No. È la sabbia che ti fa bruciare la ferita. Così guardiamo la ferita? Ti prendo in braccio, ti metto qui. Come va il piedino? Bene. È passato il bruciore? Perché nell'acqua del mare c'è il sale e brucia, che è disinfettata. O saranno mica i Ritz che sono magici? Che ci hanno fatto passare la bibbi. E la Vane? È freddo, Vane. Copriti. Mettiti l'asciugamano, ti tengo il panino. Fai la buca, amore. Non è che poi ci finisco dentro io. Sei sicura? Sì. Come va, piedino? Bene. Bene. Ma non vedo niente, c'è la sabbia. Poi a casa lo disinfettiamo. Ma come hai fatto? Il mare è così pulito. Hai preso un sassolino. A parte che qua c'era un sasso lì per terra, lo vedete? E io l'ho preso col mignolo del piede e mi sono fatta malissimo. Prima la Vanessa lì aveva la maschera e lei era caduta per terra dove c'era il mare. Ah. Io non lo sapevo e ho messo il piede sopra, allora mi sono fatta male. Ah, c'era la maschera per terra e c'hai preso. E con la maschera ti sei tagliata un piede. Vero, amore, tagli la paletta. Già, dopo sciacquiamo, Allora, amore, quanto sei contenta da 1 a 10 dell'arrivo di domani? 1000! Ma ragazzi, siamo felicissimi. Scriveteci nei commenti se anche voi siete contenti che arrivano Isabella e Aria, così faremo tantissime avventure insieme a loro. E se vi farà piacere guardare qualcosa in particolare, scrivetecelo nei commenti, va bene? Ciao!
Amore, non lanciare la terra da soli per so. Anastasia, non si lancia così, passano le ma passano le persone. Perché questa buca così profonda? Chi devi seppellire? Me. No, amore, mai. Il panino? No, voglio vedere se c'è. Se così anni l'acqua non la troverai mai. Se trovi l'acqua? Perché? Perché è lenta. Vabbè, ma lei è magrolina. È magrolina, è piccina piccina. Come fa a trovare l'acqua? Comunque dopo sciacquiamo il piedino, un pochino. Devo capire la ferita quanto è profonda. Guarda. Se è da operare. Wow. Mamma mia, che super buca. In questa buca ho fatto 2 secondi. Vabbè, ma amore, ma tu non puoi paragonare la tua super forza con la sua elise, sì. Esile, corporatura. Che hai fatto? Amore, col cuore, Ani. Tu sei dolcissima. Speriamo che nessuno ci passi sopra. Vanessa, ma sei dispettosa. Ok, perfetto, perfetto. Grazie, signora, grazie. Boh, missione fallita, Ani. Sono passati sopra subito. Lo rifacciamo? Cosa c'è scritto? Romi. Ora? Romi. Amore, però stai andando... Sì, è uguale. Stai andando dalle persone. E vola via. Amore dolce. Scrivilo sulla riva della... Sulla riva. Cosa scrivi? È vero, Ani. E la Vane cosa scrive? Nell'acqua. Roby, amore, sei troppo vicino all'acqua. Allora scrivo qua. Tra poco andiamo a casa, così iniziamo a preparare o riordinare tutto per domani, ok amore? Cosa c'è? Cosa hai trovato? Qua un sasso. Come sta il piedino a proposito? Dopo andiamo a casa e lo disinfettiamo, eh? Cosa vedo qua? C'è tutta la sabbia. Dopo andiamo a casa e vediamo un po'. Cosa hai fatto in acqua? Cosa hai fatto in acqua? Ah, sì, è vero. Oggi Anastasia ha imparato a nuotare. Alleluia! E come diceva il buon vecchio Mike, buongiorno. Alleluia! Hai tolto i braccioli finalmente, Anastasia. No, la bua non può essere andata via, ma è semplicemente coperta dalla sabbia. Dopo sciacquiamo i piedini, guarda, andiamo a casa e la disinfettiamo, ok? Cosa? Guarda. Cosa? Stai nuotando? Stai nuotando? Brava! Guardate! Cosa? Brava, amore, senza braccioli! Non bucarlo, non lo bucare, Che quello serve per metterci dentro le bottiglie, i bicchieri, il piatto di pasta, la pentola. Bimbe, siamo arrivate a casa. Adesso vi fate la doccia, Anastasia, poi mi fai vedere il piedino. Facciamo tutte le docce, fammi vedere. Ah, che bel taglio che ti sei fatta. Ti brucia? Tanto? Adesso facciamo le docce, poi ti disinfetto e ti metto il cerottino. Poi mi aiutate e mettiamo tutto in ordine, Che manca pochissimo. Ma lo metto io. Sì. Ti sei lavata, ti sei vestita, anche te? Sai quando è che vai a fare i compiti? Mamma, mi brucia un po' il piede. Fammi vedere, infatti sono venuta anche per quello. Ma che taglio che hai? Che brutto taglio, amore. Bisogna disinfettarlo e mettiamo un cerottino, va bene? Vane, sì, vai a prendere il cotone con l'alcol e il cerottino. Okay. Grazie. Tu siediti lì, per favore, che adesso arriva Vanessina e ti cura. Ti brucia tanto? Lo so, però tu devi anche cercare di usare le ciabattine, Ok? Però mamma non poteva usare le ciabattine, eravamo in acqua perché c'era quella, era caduta malessa per terra dove c'era la sabbia. No, vabbè, al mare sì, ovvio, certo, io intendo casa, Adesso ti ho vista arrivare da fuori senza ciabatte. No, eravamo dove c'era il coso, cioè dove oggi siamo andati che c'era l'ombra, perché c'è l'albero qua. Ma se eri scalza però... hai un taglio, ti entrano le impurità, ti entra la sporcizia dentro il taglio, ti fa infezione, Ani. Devi usarle le ciabatte. Ce l'avevo. Ah, le avevi?
Ah, credevo di no. Disinfettiamo questa ferituccia. Guarda, sembra un cuore. Porta fortuna. Aia! Aia! Guarda, guarda. Mi fa un sacco male. Ti fa un sacco male, amore mio. No. Perché non lo devi? Devi essere in forma, che domani devi giocare con la tua cuginetta. Non mi brucia tanto. Però, lo so. Se brucia vuol dire che sta agendo. No, li te lo metto io, perché no, io. Non litigate, eh? Sennò te lo metto io. Ma tu da un lato, io dall'altro. Oh, Anastasia, mamma mia. No, no. Dai, fatti aiutare. Insieme. Che bello, condividete proprio tutto. Ti devo dire una cosa. Sono già così tossato. Veramente? È un miracolo. Vedi, Vanessa, sei una dottoressa eccezionale. No, non toglierlo, così non ti entra la sporcizia. Non lo togliere. Lascialo, no? Almeno fino a domani mattina, poi lo togliamo. D'accordo? Va bene, allora. Andiamo a limare le unghie? Sì. Allora, togliamo lo smalto. Lunghine le unghie, eh? Mamma mia. Le perché tra... No, le limiamo un po'. Che ti fa di perché poi diventano lunghe, ma lo smalto sembra carino. No, hai le unghie, non no, sembra. No, le unghie. Hai le unghie lunghe. Però perché mi da... sembra? Prima metti lo smalto, poi le limo. No, prima te le limo. Se no, che senso ha? Solo che non so dove sono gli smalti. Qua uno. Ah, l'hai portato. Sì. Guardate che bello. Sefora, glitter. Dammi l'altra manina. Blu glitter, guarda. Guardate. Dobbiamo ancora mettere tutto in ordine perché domani arriva Isabella e Aria. Sei contenta? Siete contenti, cucciolini, che domani arrivano Isabella e Aria? Volete vedere i video con loro? Scrivetecelo nei commenti. Perché andranno sempre da noi. Sì, stanno qua. Diamo una limata. Ciao! Ciao! Che colore lo fa? Blu. Anche io vorrei fare blu. Dopo. Ok. Intanto lo taglio. Aia. Aia cosa? Cos'è che ti fa male? No, mi dà fastidio. Ah. Brividi. Figurati. Ma vero? Così tanto? Ma ti dà così fastidio? Sta morendo, ragazzi. Fai brividi al collo. Mano? Bene. Wow! Passiamo alla seconda manina. Adesso non toccarle perché io ho altro da fare. Anastasia, tocca a te. Guardate che figo. Vieni. Adesso falle asciugare, dai. Sei tu belle lunghe, sorellina. Io non me ne mangio. Ragazzi, a voi quando vostra mamma vi ritaglia la sola, le unghie vi danno fastidio quando fate così? A me è un sacco. Cosa fa? Cosa che fa? Ok, cosa ha fatto? Scrivetemelo nei commenti. Guardate Anastasia e facciamo i saluti. Io sono mamma Romina. Ok ragazze, salutiamo i nostri cucciolini perché io devo andare a preparare alcune cose. Ci vediamo domani con le nostre cugine Isabella e Aria. Ciao, ciao cucciolini.